Domande? Domande? Microfono? Dai, dai. Mister, buonasera, complimenti buonasera. Intanto soprattutto per la vittoria. La partita veramente tosta, sofferta, però giocata con grande pragmatismo da parte vostra e soprattutto compattezza. Non dimentichiamoci che il Pisa l'anno scorso ha perso la finale dei playoff all'ultimo minuto, ha dei valori superlativi, è normale che oggi avremo sofferto, però c'è una squadra che nella sofferenza ride, scherza, ha voglia di starci e quindi porti a casa queste vittorie su una palla inattiva. È anche vero che la palla più importante per il raddoppio l'ha avuta Odogu, loro su una punizione potevano pareggiare. Diciamo che il pareggio poteva essere il risultato giusto per la mole che hanno fatto loro? Ci può stare, ma il calcio molte volte è beffardo. Io ho una squadra che dà tutto, mette tutto a disposizione sul tiro. Oggi avete visto che al limite dell'area, quando loro arrivavano al tiro, non riuscivano a trovare gli sbocchi perché c'era sempre uno che andava a chiudere la palla. Chiaro che oggi abbiamo sofferto, però ho visto una squadra che anche nei momenti di difficoltà sapeva cosa fare, uscita non con pallonate, tranne gli ultimi 10 minuti, con il fraseggio. Questo mi fa ben sperare, perché siamo a 38 punti e l'obiettivo salvezza cominciamo a vederlo. Presa di Siega da subito, gli ha fatto fare un po' di tutto, un po' d'esterno, sottopunta, centrocampista, sì, sì. Una scelta voluta, studiata, provata. Noi se io faccio le cose è perché le facciamo in allenamento, non sono così buttate a caso, e vedete che nessuno perde la lucidità, e questa è la bellezza della mia squadra. Poi siamo passati a 3, siamo passati a 4-3-3, siamo passati a 5, e quindi cosa vuol dire? Che durante la settimana le proviamo, e c'ho dei giocatori che non smetterò mai di ringraziarli perché mi danno tutto, escono stremati. Oggi mi hanno detto che erano veramente stanchi, è la prima partita che sono stati messi veramente alla frusta, diciamo. Però non ho perso la lucidità, perché il nostro portiere, tutto sommato, tranne il tiro di punizione, non ha fatto parate, ha fatto delle buone uscite. Però sono bravi e godono di questa cosa, di soffrire, di portare a casa punti e di rendere orgoglioso la società e i tifosi che ci stanno seguendo anche in trasferta. I 14 minuti di Mavuli? Non era entrato in partita. Grazie. E quindi siccome devo recuperare un giocatore, ci sto dando del minutaggio, l'avevo già fatto con Rover, l'avevo già fatto con Carretta, non deve sentirsi bocciato assolutamente, è un giocatore recuperato perché se l'ho messo dentro, non è riuscito a cocciare, se vedete ha preso subito, secondo me, che è una botta che si è impaurito, perché non dimentichiamoci, viene da un infortunio serio, è stato fermo 7-8 mesi, e quindi per me è un giocatore importante, per me ma anche per la società, quindi devo recuperarlo. Dopo questo, quando dovevo portare a casa un risultato importante, l'ho tolto, ma non è una bocciatura, lo sappiate che non è una bocciatura. Anche nelle ultime partite non era un po' il tuo marchio di fabbrica che inizi con un certo modulo, poi cambi di nuovo, poi anche questo è il segreto di queste ultime vittorie, no? Penso. Sì, è questo, perché secondo me le squadre avversarie, quando pensano di aver trovato il nostro punto debole, tu gli cambi qualcosa e immancabilmente si trovano in difficoltà, poi ci rimettono in difficoltà e ricambiamo un'altra volta. Perché? Perché c'ho dei giocatori bravi, cioè mi viene da dire, oggi De Cole ha fatto una partita superlativa, sia sul piano difensivo che sul piano del palleggio. Non dimentichiamoci Casiraghi, che sembrava quasi una mezzala di difesa oggi, ha fatto delle cose straordinarie, ma tutti, chi è entrato, e quindi bravi. È giusto che si meritino tutti i complimenti che il calcio italiano gli sta facendo, perché veramente è una favola questa, eh? Questa è una favola seria, quindi bisogna esaltare su questo, perché eravamo ultimi e adesso siamo quarti a 2 punti dalla seconda, dalla terza, non so, non hanno ancora giocato, mi hanno detto. Se vuole salire, perso. Salire dove? No, noi saliamo in montagna domenica, sicuro. Domenica lascio la squadra andare in montagna. No, salire noi non saliamo. 4 vittorie di fila l'ultima volta, quando è fatta? Penso di averle fatte nel 2007 col Cesena, quando abbiamo vinto il campionato. Sono arrivato a 3 e poi dopo ho perso. 4 mi sembra col Cesena, se ho ricordo. Però sono tutte figlie di una compattezza di squadra veramente importante. Tutte hanno un marchio, la squadra, e quindi questo mi rende molto orgoglioso. Mister, buonasera. Buonasera. Complimenti. Grazie. Aggiungo a quello che hanno detto i miei colleghi, penso che anche il fattore
mentale, l'attitudine di questi ragazzi sia fondamentale, nel senso sono arrivati a questa serie di successi, sempre più punti, magari da fuori si sente parlare di altri obiettivi o qualcosa del genere, però la squadra sta soffrendo come il primo giorno. Certo, noi non ci sposta, come ho detto, una vittoria, due vittorie, una sconfitta, non ci sposta niente. Noi abbiamo, secondo me, rispetto ad altre squadre, un pregio. Tutti gli allenamenti, 10 minuti prima degli allenamenti, scherziamo, ridiamo insieme a me, faccio battute in continuazione, entriamo in allenamento e lì non si scherza. Oggi, prima della partita, come tutte le partite, cerco di togliere tensione ai miei giocatori, scherzo, rido, provate a chiederlo, quando dico bene, finita, ora si va a fare il riscaldamento, hanno questa capacità, perché la facciamo tutti i giorni, non ti toglie energie il fatto di giocare una partita importante come quella di oggi, perché fino a 5 minuti prima sappiamo di scherzare insieme, siamo una famiglia, ridiamo e poi dopo entriamo in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo penso che sia la bravura di questi ragazzi. Vedo dei giocatori che quando più soffrono più sono contenti e beh, questo mi fa di un orgoglio incredibile. Posto? Grazie.